alla presenza di Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e di Manlio Di Stefano, sottosegretario agli affari esteri, si è inaugurata oggi l'edizione 2022 del Cibus, organizzata da Fiere di Parma in collaborazione con Federalimentare. Sono circa 3.000 le aziende espositrici e la manifestazione ha visto il ritorno dei buyer esteri. La responsabilità economica e sociale dell'agroalimentare italiano è stato il tema del convegno inaugurale, filo conduttore della manifestazione fieristica. In un messaggio inviato alla platea, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che l'industria alimentare e la sua filiera, con l'acuirsi della crisi internazionale, hanno urgente bisogno di risposte finalizzate al superamento della fase emergenziale. Un comparto che nel 2021 ha chiuso con un fatturato di 155 miliardi di euro, di cui 40 di esportazioni, sono i dati emersi dall'annuale assemblea di Federalimentare, l'ultima per il presidente uscente Ivano Vacondio, che ha sottolineato quanto la pandemia prima e la guerra ci abbiano messo di fronte alla vulnerabilità del nostro sistema alimentare e ci abbiano fatto notare il rapporto stretto tra la pace e il cibo.